Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. I 5 Stelle scompaiono al Nord Italia. In un anno crollo del 75%. Erano 20 consiglieri regionali, adesso sono 4. Naturalmente si chiedono dei cambi, non solo al vertice, perché il movimento al Nord è scomparso in meno di un anno. Nei luoghi deputati, per raccogliere le istanze territoriali, 5 Stelle sono entrati in pochi casi e anche con una certa fatica. Percentuali da prefisso telefonico, avrebbero detto Grillo una volta, ma il dato è che nei consigli regionali di Emilia-Romagna, Val d'Aosta, Veneto e Liguria il movimento è sparito completamente. Nelle 4 regioni che rappresentano oltre 11 milioni di italiani e una buona fetta del PIL del paese, i 5 Stelle non sono quasi presenti. Dopo il 2018, le politiche, il Movimento 5 Stelle ha avuto un arretramento in tutta Italia, ma non mai come quest'anno. È passato da 5 a 4 eletti in Friuli Venezia Giulia, nel 2019 da 8 a 5 in Piemonte. In totale, al netto delle defezioni che poi ci sono state, il Movimento 5 Stelle era riuscito a mettere 16 consiglieri regionali in tutto il nord, esclusa la Lombardia. Ne hanno 13 eletti in concomitanza con le politiche, 2 in meno dei 18 parlamentari eletti nella sola Calabria. Un crollo del 55%, del 75% se si prende in considerazione solo l'ultimo anno. Ma Federico D'Incà e Stefano Patuanelli, uno è sottosegretario a Palazzo Chigi, Riccardo Francaro, siano del nord queste persone. Quando in un'azienda i manager perdono il 75%, si sostituiscono e a volte si chiedono anche i danni. E qui da noi invece sorridono e rimangono seduti nelle loro poltrone, dice un pentastellato. Beh, ovviamente i 5 Stelle, a quello che a loro interessa ormai è mantenere il più possibile il potere. Potere uguale stipendio, vincolo del secondo mandato significa poi essere licenziati dalla politica e quindi un movimento, l'anomalia che a livello nazionale viene dato al 15-16%, nelle regioni dove si è votato da gennaio fino ad adesso il movimento è sempre sotto il 10%, intorno al 5-6%, quindi una grande anomalia che per me in questo momento non ha nessuna spiegazione. Se in tutte queste regioni il movimento è sotto il 10%, per avere una media nazionale del 15%, ci dovrebbero essere delle regioni dove ha il 30%, per fare una media e venire fuori 15%, o di più del 30%, ma non ci sono regioni dove i 5 Stelle hanno il 30%, dunque la cosa mi suona un po' strana. Intanto, sempre nel movimento, i probiviri aprono procedimenti, ci sono i ribelli del referendum e quelli che non hanno pagato. 8 procedimenti per i ribelli del referendum, vale a dire quei parlamentari che hanno votato no al taglio dei deputati e senatori, e una 30ina di procedimenti per i cosiddetti morosi delle restituzioni. Quindi i probiviri, chiamati al statuto a decidere eventuali sanzioni, hanno formalmente aperto le procedure, 40 in tutto, dando come da regola 10 giorni a chi è finito nel mirino per inviare le cosiddette controdeduzioni. Solo una volta analizzate le difese, i probiviri decideranno sul da farsi. A rischiare di più, 8 parlamentari che hanno apertamente contrastato il referendum sul taglio degli eletti di Camera e Senato. Secondo i probiviri, infatti, avrebbero violato il codice etico ignorando quanto scritto nel programma del Movimento 5 Stelle. Ci sarebbero tra gli altri Andrea Colletti, Marinella Pacifico, Elisa Siracusa, Mara Lapia. Per loro non sarebbe esclusa anche l'espulsione. Quindi dei 40 indagati, no, dalla giustizia interna, una sorta di, come possiamo dire, di inquisizione interna, e 30 in qualche modo non hanno pagato. C'è chi non paga da
dicembre del 2019, quindi ci sono degli arretrati spaventosi, c'è chi deve 30.000 euro. Sapete, se voi fate la somma dei 2.300 ogni mese e li moltiplicate per i mesi che non pagano, diventano delle somme grosse, che i grillini, immaginatevi, non pagano, non vogliono pagare la mensilità e credete che vanno a pagare adesso 30.000 euro? Si faranno buttare fuori, non c'è dubbio. Però, come continua a dire Giuseppe Conte, i numeri ormai non ci sono più. Non ci sono più. Soprattutto al Senato, Conte ha estremamente paura dei numeri del Senato che non ci sono più. Ed è per questo che il Movimento 5 Stelle in maniera orgogliosa dice: se non paghi io ti butto fuori. Però il ti butto fuori, diciamo che questi eventuali cacciati di casa, se fossero cacciati, perché sicuramente non vanno a pagare, se fossero cacciati dovrebbero andare nel gruppo misto. E nel gruppo misto, che è un gruppo per legge dove vanno quelli espulsi o quelli che se ne vanno in autonomia, in questo gruppo misto queste persone cacciate dal proprio partito continuerebbero a votare per il loro partito. Perché? Per il governo soprattutto. Ovviamente non avendo più padroni, padrini, eccetera, eccetera, possono votare quello che vogliono, ma non lo fanno, perché se il governo cade, loro sono disoccupati politicamente, prima di tutto perché nessuno se li carica, questo è ovvio, nessun partito li va a cercare se cade il governo, e soprattutto perché con il vincolo che hanno del secondo mandato sono a spasso, politicamente non più eleggibili nel Movimento 5 Stelle, quindi disoccupati, senza se e senza ma. Così continueranno, anche se espulsi, continueranno a votare per il governo. Poi potranno ingrossare le file di quelli che dicono che andranno a formare un nuovo Movimento 5 Stelle, quella scissione dove ci sarebbero 100 parlamentari pronti a creare il nuovo partito dove non hanno più vincoli di secondo mandato. Quindi quello che non è riuscito a Renzi con Italia Viva, facendo la scissione, portando via tutti gli elettori e gli eletti, potrebbe riuscire al Movimento 5 Stelle. Potrebbero lasciare da solo da una parte Di Maio, Grillo e 4-5 gatti, dall'altra parte formarsi un nuovo Movimento 5 Stelle senza più padroni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.